tutti, come va? Sono Erika. Secondo video della giornata. Fa caldissimo a casa mia, quindi mi sono dovuta togliere la felpa e anche i cerotti perché sono andata a fare il vaccino e quindi sono rimasta in canotta. Fa veramente caldo, ma proprio tanto, no? Perché non accendono i termosifoni quando fa freddo, ovviamente, li accendono quando inizia a far caldo. Quindi sto sudando come non so che cosa, come se fosse il 22 di giugno. Boh. Questo video sui manga. Volevo parlarvi delle serie a cui sono più affezionata perché sono serie che mi hanno portato ad amare i manga quando ero più piccola e sono anche le serie che ho riletto più volte probabilmente. Sono serie molto conosciute, quindi non so quanto vi possa servire saperne la trama, per cui non so se ve ne parlerò, cioè magari. Vi dico giusto due frasi e boh, e più che altro uno sclero come al solito, come in tutti i video che farò sui manga probabilmente. Non sono cose tecniche, è solo un commento, come per tutto. E quindi buon divertimento. Allora, io da piccola, appunto, facendo ginnastica, non riuscivo mai, ma proprio mai, 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 a guardare i cartoni in TV quando li trasmettevano al pomeriggio. Quindi. Ho iniziato a guardarli veramente intorno al quinto anno delle elementari e prima media barra, perché ho scoperto che si potevano vedere anche dopo, andando su internet, e quindi ho iniziato a guardarmi i cartoni che andavano in voga in quel momento. Quindi è così che mi sono appassionata alle Principesse Sirene e dico, mi ero veramente appassionata, cioè ho anche i CD. Quelli delle canzoni, avevo pure il microfono, ho comprato un po' di riviste e mi piacevano un sacco, anche se inizialmente, stranamente, ero una delle poche bambine a cui inizialmente le Mermaid Melody proprio facevano schifo, cioè proprio avevo visto un episodio e non mi era piaciuto per niente e quindi le odiavo con tutta me stessa perché poi piacevano tutte. Poi ho detto, vabbè, ho scoperto che si possono guardare le puntate vecchie, magari andiamo a vedere perché piace così tanto. Sono andata a vedere e mi si è aperto un mondo, tipo. Mi piacevano un casino. Poi un giorno ero in edicola con mia mamma, perché abbiamo l'abitudine di andare in edicola nel fine settimana. E uno di questi giorni ho visto il primo volume del manga. Io non sapevo che cosa fosse, però. Cavolo, erano le principesse sirene, cioè. E allora ho tipo supplicato mia mamma di prendermelo e così ho iniziato a raccogliere la serie. Ecco qua. E ho preso il primo volume che era scritto, se non mi ricordo male. Sì, cioè è scritto come in italiano, da sinistra a destra. Quindi in realtà non era effettivamente il primo manga, cioè non era il primo manga che leggevo come un manga. Però ho aperto un mondo perché chi li conosceva questi? E quindi davvero io ho avuto una passione e ancora oggi ogni tanto prendo e mi rileggo i volumi e non so, mi sono così cari, sono 7 volumi, oddio, aspetta, ve li faccio vedere in ordine. Il primo ve l'ho già fatto vedere, il secondo è questo, mi piace un sacco la sovraccoperta, che poi anche li tiene un pochino al sicuro. Quarto. Il quinto c'è la mia copertina preferita, tipo. Ho provato anche a disegnarla alcune volte. Poi c'è il sesto. L'altra copertina che mi piace un sacco è quella del settimo. No, davvero, sono affezionata un sacco a questa serie. E l'ho riletta davvero tante volte, quando ancora non avevo moltissimi manga. Questo qui l'avrò letto almeno 10 volte, cioè nel giro di un mese. Dopodiché ho iniziato a guardare anche le altre. Scusate, ho buttato i libri a caso, quindi si è mosso tutto. Comunque, dopodiché ho iniziato a leggere, cioè a vedere anche altri anime. Ho iniziato ad accumulare altri manga. Poi, vabbè, magari pensavo di fare un video in cui vi parlo di come mi sono appassionata ai manga, effettivamente, però più dettagliato un'altra volta, però magari. Oggi voglio parlarvi proprio delle serie a cui sono proprio più legata sentimentalmente, però che mi portano anche un po' di nostalgia, perché ce ne ho altre a cui sono ancora più legata. Però che riguardano altre cose, quindi diciamo che questo è il periodo delle
No, sì, è sempre il periodo delle medie in realtà, quello attorno a cui girano i manga perché è lì che ho iniziato ad appassionarmi, però sono quelli che magari sono manga un pochino più infantili, diciamo. Nel frattempo ho iniziato appunto a vedermi le altre serie più importanti e così mi sono appassionata a Rossano, ovvero Kodomo no Mocha. Io da piccola non avevo proprio mai visto Rossana perché non lo trasmettevano mai quando potevo guardarli, appunto, come ho già detto. Però avevo visto la serie poi da sola su YouTube e mi era piaciuto un casino, ma tantissimo. Cioè, davvero, ancora adesso, quando è un periodo in cui magari devo fare qualche compito scritto che però non richiede troppa concentrazione, voglio guardarmi qualcosa intanto, però voglio sapere già la trama per non deconcentrarmi. La cosa che vado a rivedere sempre sono le prime 10 puntate di Rossana, sempre. E davvero mi piace un sacco, ha tematiche anche un pochino più adulte in un certo senso, però è divertente, fa piangere, cioè, c'è di tutto davvero. E poi, dato che non lo vendevano in edicola d'uscita, ho dovuto acquistare i cofanetti su eBay, che sono stupendi. Questi sono tutti i volumi, non li tiro fuori perché sennò poi rimetterli dentro l'impresa. Questi sono i cofanetti. E sono davvero carini. Tutti i personaggi, che mi pare fosse la copertina dell'ultimo volume, poi. Beh, penso che molte ragazze abbiano avuto come cartone preferito da piccola, appunto, Rossana. Io personalmente da piccola ero più legata come si chiama? A Merman Melody, ma per il fatto che l'ho conosciuto prima. Adesso probabilmente sono più legata a Rossana perché è davvero un anime senza tempo. Vabbè, Rossana parla appunto di questa ragazzina che si chiama Sana in originale. In italiano l'hanno trasformata in Rossana perché figurati se può avere un nome giapponese. Ma vabbè, che almeno nell'inizio della serie deve cercare di tenere a bada la sua classe perché i maschi della sua classe sono un gruppo di persone indisciplinate, no? Solo che così facendo inizia comunque ad interagire con questo ragazzo che si chiama Eric ed è stupendo. Ok, qua sembra un pochino una ragazza, però in realtà è davvero che bello. Qua già un pochino più si capisce. Comunque è tipo l'amore di tutte le ragazze che hanno vissuto fino a qualche anno fa, erano ancora piccole, diciamo. Oltretutto Rossana fa l'attrice, quindi poi ci sono tutte le sue avventure anche nel mondo del lavoro e c'è davvero di tutto, appunto. Mentre invece Mermaid Melody parla di questa ragazza che si chiama Lucia, che in realtà è una sirena, ma per recuperare la sua perla che teneva appesa al collo in una conchiglietta, tipo, che aveva donato ad un ragazzo per salvargli la vita quando era più piccola, allora deve tornare sulla terra e recuperarla, e poi deve sconfiggere dei nemici, incontra altre principesse sirene, si chiamano. E sono tutte le sue avventure. Ovviamente l'amore qui è sparso al massimo perché sono shoujo. Però la cosa bella è che almeno in Rossana non ci sono i tipici tratti degli shoujo, nel senso che le situazioni sono più strane, diciamo, cioè sono insolite. Mentre invece negli shoujo che fanno adesso si ripetono molto. Le principesse sirene invece nell'anime si ritrovano delle scene tipiche degli shoujo, però non sono così tanto tipiche, diciamo. Cioè, almeno quando è uscito non si rivedevano così tanto spesso. Poi comunque, essendo indirizzato magari a un pubblico un pochino più piccolo rispetto a quello degli shoujo che sono usciti negli ultimi anni, invece. Magari non si ritrovavano le stesse situazioni uguali, identiche. È un po' contorta come cosa, spero che abbiate capito. L'altro manga che fa parte della triade degli anime che rivedo ogni anno, tipo,
Per quanto riguarda il genere shoujo, perché poi ho anche quello shonen, e in quel caso si tratta sempre di Detective Conan, che ho rivisto miliardi di volte, quanto lo amo, vabbè. Comunque, l'altra serie a cui ero straffezionata, di cui ho iniziato a vedere l'anime in TV questa volta perché potevo guardarlo finalmente, è Sugar Sugar. Anche di questo tutti i volumi. Questo qui invece l'ho dovuto prendere la prima volta che sono andata ad una fiera del fumetto. Tipo mi sono andata... No, forse era la seconda. Al Milano Comics. Sono andata a recuperare i volumi. Nessuna bancarella ce l'aveva intero, tipo. E quindi ho dovuto trovare i volumi sparsi. Ho speso un sacco di soldi, però ci tenevo davvero tanto. Questo l'ho riletto meno volte di Kodomo no Mocha e di Mermaid Melody. Però comunque la storia la conosco bene perché, almeno quella dell'anime la conosco strabene perché l'anime davvero l'ho rivisto tante volte. Quella del manga di meno perché comunque portava via un pochino più di tempo dato che potevo solo leggere il manga. Questa copertina mi piace un sacco. Comunque, a parte che queste qui sono tutte bellissime edizioni, per fortuna, perché sono alcuni dei miei manga preferiti, e almeno questi qui sono recenti, non come quelli della Tanemura, che invece... perché li fanno così male? Ma vabbè. Comunque, stavo dicendo, Sugar Sugar invece parla di due ragazze che sono Chocolat e Vanilla, che vengono dal regno della magia e che devono competere nel mondo umano per cercare di... conquistare più ragazzi, così facendo ottengono dei cuori che mi pare che si chiamino Equire, che sono una specie di moneta nel mondo della magia e che permetteranno una delle due di diventare la regina di Extramondo. Questa è la trama molto semplificata, poi anche lì c'è la storia d'amore e così. Io sinceramente preferisco l'anime, ma solo per un semplice motivo, perché finisce meglio secondo me. Invece nel manga c'è questo... il finale è sì felice, però non finisce proprio come volevo. È meno banale il finale del manga in realtà. Però comunque, cioè, quando l'ho visto ero piccolina e quindi ovviamente speravo nel lieto fine massimo. Ecco. E quindi l'anime mi è piaciuto di più per quello. Tra il manga e l'anime in questo caso ci sono molte differenze, ma già dall'inizio ce ne sono un sacco, per cui sono proprio due opere che sono quasi completamente separate, se vogliamo dire così. Però appunto ci sono molto affezionata. Anche di Rossana, la prima parte è abbastanza uguale, il manga è abbastanza uguale all'anime. Però poi cambia nel finale, soprattutto perché il finale dell'anime in realtà non è che esista proprio. Invece Mermaid Melody è abbastanza uguale, se non che mi pare che ci sia un capitolo extra che è proprio la conclusione di tutto, ma non è obbligatorio mettere. Quindi è anche un pochino confusionario quel capitolo, sinceramente non l'ho capito molto. Comunque... però davvero queste serie io le amo e se qualcuno è abbastanza piccolo, cioè quindi se magari avete sui 10 anni così e vi piacciono queste serie perché ne avete sentito parlare, non so, io vorrei tanto che le ritrasmettessero il pomeriggio perché cioè, non c'è cosa più bella che mi ricordi di arrivare a casa e poter guardare in TV i miei cartoni preferiti, quindi... era davvero bello. E poi tipo tutti andavano in giro e tutti conoscevano le canzoni delle principesse sirene, quindi era un po' come, non so, adesso invece tipo sono più affezionati a Violetta, poi c'era il periodo del mondo di Patti e così e cosa. Però sinceramente i periodi migliori secondo me erano quelli in cui eravamo tutti appassionati agli anime. Niente. Non so che altro dire, io davvero amo queste serie e se avete magari qualche bambino piccolo in famiglia, qualche bambina piccola in famiglia a cui potrebbero piacere queste storie, fategliele conoscere perché secondo me sono davvero stupende e purtroppo al giorno d'oggi in Italia non li trasmettono più i cartoni di una volta i cosiddetti, che comunque questi sono abbastanza recenti ancora. Però sono già tutti di un'altra generazione rispetto a quelli che sono venuti dopo.
sono contenta di aver condiviso con voi questo mio sclero nostalgico e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!